Il 9 giugno del 1934 faceva il suo esordio nei cinema statunitensi il personaggio di Donald Duck, meglio noto in Italia come Paolino Paperino o semplicemente Paperino. La storia di Donald Duck, però, in realtà non inizia esattamente nel 34, ma 3 anni prima. Dopo il successo di Topolino, infatti, Walt Disney era riuscito anche a portare i suoi personaggi sulla carta stampata, tra strip quotidiane e tavole domenicali, però anche aveva ceduto i diritti per l'utilizzo dei suoi personaggi per la realizzazione di libri illustrati. E l'editore che realizzava questi libri, David McKay, che avevano il titolo di Mickey Mouse Adventures, introdusse un personaggio nuovo, che era di fatto un papero antropomorfo, se vogliamo, una antropomorfizzazione di un papero che aveva fondamentalmente molti punti in comune con Topolino. Sostanzialmente era scuro e i pantaloncini, e nel testo era chiamato Donald Duck. Non possiamo però considerare questo Donald Duck come il Donald Duck che oggi conosciamo. Ci sono delle modifiche sostanziali dal punto di vista della grafica. Abbiamo un personaggio decisamente molto più gentile nei tratti rispetto a quel Donald Duck del 1931. In un certo senso i vestiti del Donald Duck che esordisce nei cinema sono semplicemente ribaltati, visto che Paperino in realtà è vestito dalla vita in su con una giacca da marinaio e un cappello coordinato. Ancora però non è un personaggio molto ben definito, né tantomeno gli animatori hanno in testa l'idea di un personaggio che possa affiancarsi agli altri già creati nei cortometraggi della serie Mickey Mouse. Infatti praticamente nessun personaggio di quelli che hanno esordito nelle Silly Symphonies hanno poi avuto un riscontro in successivi corti animati, e in questo senso Paperino risulta proprio la prima e unica anomalia di tutte le Silly Symphonies. The Wise Little Hen, ovvero La Gallinella Saggia, cioè il corto d'esordio di Paperino, diretto da Wilfred Jackson, fa infatti parte proprio della serie delle Silly Symphonies. D'altra parte, proprio come la maggior parte dei corti di questa serie, porta sugli schermi dei cinema una versione animata di una favola, in questo caso una favola russa, la favola della Gallinella Saggia, che cerca continuamente di chiedere un aiuto per la coltivazione dei campi ai propri vicini, fino a che alla fine, quando è il momento di mangiare i frutti del proprio lavoro, beh, secondo voi come andrà a finire? E in un certo senso finisce, ovviamente, nello stesso modo anche per Paperino e Meo Porcello. Meo Porcello che in realtà poi troverà sbocchi nei fumetti molto limitati, mentre Paperino sarà destinato a una lunga carriera che fondamentalmente lo porterà ad essere protagonista quasi indiscusso per una 30ina di anni, 30 anni o poco più successivi. Ritroviamo infatti Paperino un paio di mesi dopo, quello stesso anno, l'11 agosto, come uno dei protagonisti del corto corale Orphans Benefit, la serata di beneficenza. In questo caso abbiamo anche un Paperino che è caratterialmente molto diverso rispetto al personaggio d'esordio. Se dal punto di vista grafico diventa in qualche modo un po' più spigoloso rispetto ai tratti molto più gentili del corto d'esordio, abbiamo però anche un carattere allo stesso modo molto più spigoloso, visto che il nostro reagisce in maniera decisamente piuttosto scomposta agli scherzi del pubblico che assiste alle sue evoluzioni sul palco. Fondamentalmente abbiamo comunque un Paperino non molto diverso da quello che abbiamo oggi, tranne che per alcune piccole differenze. Innanzitutto non ha delle vere e proprie mani, ma ha delle ali e il becco è particolarmente lungo. Mentre le ali iniziano a diventare sempre più delle mani via via che i corti
si alternano per avere un becco già più simile a quello moderno, quindi molto più ristretto, molto più piccolo rispetto all'esordio, e bisognerà aspettare ancora un altro paio di anni. Precisamente già con Moving Day del 1936, ovvero giorno di trasloco, abbiamo una versione fondamentalmente definitiva del personaggio, che da lì in poi non subirà fondamentalmente nessun'altra variazione grafica sostanziale. Paperino, rispetto agli altri personaggi Disney, è anche quello su cui gli animatori lavorano molto di più, approfondendo e sfaccettando il carattere, anche molto di più rispetto allo stesso Topolino, il personaggio di punta degli studi Disney. Paperino infatti alterna momenti di grande pigrizia ad altri di grandissima attività, mostra un caratteraccio decisamente sopra le righe, ma al tempo stesso è anche in grado di mostrare dolcezza e comprensione sia nei confronti dei nipotini sia nei confronti della fidanzata Paperina, e quindi in un certo senso, un po' come in parte viene fatto fare anche allo stesso Pippo, diventa l'emblema dell'uomo comune, quello che deve affrontare i problemi quotidiani. Il grande successo di Paperino al cinema lo renderà decisamente un divo, letteralmente, e questo suo successo proseguirà più o meno fino al 1968, per avere in realtà degli corti da quel momento in poi con Paperino Mattatore. Bisognerà aspettare gli anni 80 e poi poco altro. Di fatto diventa un personaggio di contorno, se vogliamo, ritorna ad essere un personaggio di contorno all'interno dei cortometraggi di Mickey Mouse, che comunque al tempo stesso subirono per un certo periodo un momento, diciamo così, di crisi. Nei fumetti, invece, Paperino riesce ancora ad avere un ruolo centrale in molte storie, sebbene comunque ci siano molti autori che ancora vedono soprattutto al Paperino scansafatiche del corto di esordio come un punto di riferimento, dimenticandosi in qualche modo la lezione dello stesso Karl Barks, che è stato uno degli autori che ha approfondito il carattere di Paperino prima nel mondo dell'animazione, come abbiamo molto velocemente visto nel video dedicato ai corti di Karl Barks, e poi ovviamente anche nel mondo dei fumetti. Arrivati a questo punto, vi rimando un video futuro per iniziare ad approfondire un po' meglio il Paperino di Karl Barks, partendo ovviamente da quello dell'animazione per arrivare poi a quello dei fumetti, lasciandovi quindi un po' in sospeso, in attesa della puntata successiva di questa piccola serie dedicata ai 90 anni di Paperino. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!